noi abbiamo in modo particolare figure di genere femminile che sono 4 o 5 mesi che stanno facendo di tutto, a partire dalla cura, a partire dall'insegnamento, abbiamo visto, al cercare di conciliare chiaramente il lavoro e l'esigenza familiare. Quindi abbiamo cercato di condividere, diciamo così, dei temi centrali. E nello stesso tempo abbiamo insistito, ecco, per fare in modo che nessuno rimanga solo. Senza girarci troppo attorno, l'impegno a prenderli tutti c'è. È chiaro che noi abbiamo chiesto lo sforzo massimo, oltre a coprire gli organici in turnover naturale, lo sforzo è quello di assumere ulteriore personale per garantire la gestione in uno stato di emergenza con l'applicazione dei protocolli e la garanzia che la salute viene garantita ai bambini, agli educatori, alle educatrici e ai genitori che ovviamente frequentano i luoghi. Questi impegni ci sono. Poi adesso saranno le nostre categorie che rappresentano direttamente i lavoratori a trovare le soluzioni tecniche. Questo è il perimetro che avevamo la necessità di avere e ce l'abbiamo. Abbiamo un grande assente, cioè siamo in assenza di linee guida dal punto di vista sanitario, perché dal governo centrale questo tipo di disposizioni non sono ancora arrivate. Ci dovremmo anche preoccupare, in assenza di disposizioni dal governo centrale, di trovare anche una soluzione concordata rispetto a quelle che sono le garanzie sul distanziamento, sui dispositivi e gli atteggiamenti e come ci si muove qualora dovessero avvenire situazioni di contagio.